È tardi. Volemmi a dormire? Vai tu, poi vengo. Andiamo. Ci pensi rimano. No. Che c'è? C'è che esageri lì. Fai Come sarebbe? commenti a alta voce. Si coccola uno, ti zittisce, tu subito ti appiccica. Dopo io conferenze con persone assai più grosse e preparate di te. Non ho già fatto niente di tutto questo. Non è oggi, su tutto là di voto. E che fa? Tu sei troppo timido. Non hai capito ancora che sei meglio allora. E fare cose assai più importanti. Va bene. Ti aspetto a letto. Non mi pubblicano l'articolo sul Mattino. E perché non mi hai detto subito? Domani chiamo quel caporedattore che veniva sempre al negozio. Mi faccio dire cosa c'è di sbagliato. Allora non puoi capire. Tu non chiami proprio a nessuno. Ok. Perché chi lura tu sei merda non è mai stato interessato a me, ma a te. Chi le veniva in un negozio di scarpe per parlare politica? Chi le è venuto perché le piacevi tu? Non è vero. È vero! Io non so scema lì là. Tu mi stai creando solo problemi. Che vuoi riuscire? non ti ha già sta a sentire più. Che mi hai confuso le idee, perché così come una goccia. Ting, 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 ting. O che cosa si fanno come dici tu, non la fornisci? L'articolo l'hai pensato e scritto tu. Appunti, allora perché me l'hai fatto fare quattro volte? Tu l'hai voluto riscrivere. Senti, lì parliamoci chiaro. Scegli una cosa tua, che ti piace. Torna a vendere scarpe, torna a vendere salame, fa quello che vuoi tu. Ma non voler essere quella che non sei in guaiana a me.